Ho un'immagine ben precisa, che è quella di un bambino piccolo, diciamo circa 12 mesi, che comincia a fare i suoi primi passi. E provate a immaginare se avete visto questa scena proprio di qualche bimbo che comincia a camminare e quando riesce a fare i suoi primi passi. Ora, a parte il barcollare, una cosa che mi ha colpito tantissimo è la sensazione di gioia, di felicità, proprio di piacere immenso che prova quel bambino quando vede che riesce a fare qualcosa. Mi chiamo Lorenzo La Scala e sono il docente del corso Facilita Soft Skills organizzato dalla Università del Sociale. E attraverso questa esperienza formativa, quello che voglio proporre alle persone, far rivivere, è proprio quell'esperienza del bambino, cioè del bambino che riesce a fare qualcosa che non gli riusciva. Questa esperienza possiamo viverla tutti i giorni in piccole o grandi cose che facciamo durante la nostra giornata. E provate a ricollegarvi proprio a un momento, anche nella vostra vita da adulti, quando siete riusciti a fare un qualcosa che prima non vi riusciva. Questa sensazione di piacere, di avercela fatta, di essere in grado, di essere capaci, non ha pari, non c'è qualcosa di così bello, perché ci fa sentire importanti, ci fa sentire di avere un valore. E attraverso Facilita vedremo come fare in modo che i nostri progetti, i nostri problemi, la nostra immaginazione trasformi un qualcosa in una realtà. Proprio per andare a rivivere quelle sensazioni del bambino che riesce a fare qualcosa. Ora, provate a immaginare di voler fare una torta, ok? Quindi avremo gli ingredienti, avremo una ricetta, gli ingredienti avranno una loro quantità e possibilmente una loro qualità, ma per poter riuscire a fare la torta, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo non solo avere gli ingredienti di buona qualità, e la ricetta, ma dobbiamo mettere esattamente nella sequenza i vari ingredienti attraverso i vari passaggi e facendo in modo che tutto abbia un ordine preciso. Attraverso Facilita è quello che andremo a fare rispetto proprio a quelle che sono le nostre competenze che vogliamo sviluppare, le nostre abilità che vogliamo migliorare, dei problemi che vogliamo risolvere o dei progetti che vogliamo realizzare. Quindi per fare tutto questo ci va un metodo e ci va un processo. Quello che andremo a fare è vedere come ci sono dei fattori che condizionano questo metodo e questo processo e apprendendo anche delle tecniche e delle metodiche che ci facilitano nel raggiungimento di quello che abbiamo in mente. Chi di voi sa quanti semi contiene questa mela? Penso tutti, facilmente potete tagliare la mela e contare i semi. Quello che nessuno di noi sa è quante mele può produrre ogni seme. E attraverso l'esperienza proprio di Facilita, l'idea è quella di andare a entrare in contatto con i nostri semi, con il nostro potenziale e fare in modo che questo produca tanti frutti piacevoli e soddisfacenti per noi, proprio come quella soddisfazione che vive il bambino quando riesce a fare i primi passi della sua vita.